A Groscavallo in Val di Lanzo la Villa Pastrone del regista di Cabiri apre al pubblico oggi e domani in occasione della proiezione del film La Fabbrica del Sogno. A Groscavallo in Val di Lanzo la Villa Pastrone del regista di Cabiri apre per la prima volta al pubblico nei pomeriggi di oggi e domani. Claudia Pregna. Proprio in questa sala è nata la carrellata cinematografica. Inventarla e sperimentarla l'astigiano Giovanni Pastrone, appassionato ricercatore, curioso della vita, tanto da poter essere violinista e ragioniere, medico e inventore di una macchina per curare il cancro, creatore di linguaggi cinematografici, regista e produttore di film storici di grande successo. Uno per tutti, il più noto colossal dei tempi del film muto, Cabiria del 1914, girato in parte in questo gioiello Liberty che è Villa Pastrone. Giovanni Pastrone ha abitato questa casa dal 1922, anno in cui l'ha acquistata dal sarto della Casa Reale Salussoglia, fino al 59, ed è stato un luogo di delizie, se vogliamo di feste, e soprattutto per lui è stato motivo di buon ritiro, di studio. Immersa nella quiete delle Alpi Graie, a Richiardi, frazione di Groscavallo, Villa Pastrone sta rivivendo le atmosfere frizzanti di quando il cinema era innovazione, esplorazione e fantasia, le ha rivissute grazie alle scene del film di Max Chicco, La Fabbrica del Sogno, la storia della fabbrica di vernici di Cirié in cui morirono per avvelenamento 168 operai, le rivive aprendo al pubblico per la prima volta il 14 e 15 agosto. Nel pomeriggio ci saranno delle visite guidate, durante le quali daremo la possibilità a chi lo desidera di visitare internamente la casa, la dimora principale e la dépendance, e di sera due proiezioni consecutive del film La Fabbrica del Sogno. Le rivivrà grazie alla passione che porta progetti. Fare un crowdfunding, portarla all'auge, quindi farla rivivere davvero, come dire, la sua vera anima, che è quella del cinema.